Ciao, come state? Tutto bene? Grazie che siete qua con me. Benvenuti sul mio canale. Il Natale per il narcisista è un po' strano. Nonostante possa gioire dal ricevere dei regali, oppure godersi un buon vino, oppure gioire per godersi dei piatti, non so, succulenti, non si può dire la stessa cosa, non ama allo stesso modo l'altro lato del Natale. Sappiamo che il Natale è un po' la festa della famiglia, dove c'è la condivisione dell'affetto e dell'amore, si sta insieme, si accende il camino, si beve la cioccolata calda, si ride, si scherza, c'è l'armonia. Ecco, questa parte non è molto amata dal narcisista, è la parte che non ama. Fa fatica a legare veramente con le persone, soprattutto quelle vicino a lui o a lei. Fa fatica proprio per la mancata empatia, o meglio per l'alterata empatia. Fanno fatica e trovano difficoltà nel connettersi in modo leggero, autentico, e chi magari è attento può osservare il comportamento del narcisista, perché prova una certa gelosia quando vede gli altri che ridono, scherzano e gioiscono davvero in compagnia degli altri. Ed ecco come il giorno di Natale diventa, anche per chi ha in famiglia un narcisista, non necessariamente un giorno di spensieratezza, amore, leggerezza, armonia, affetto. C'è piuttosto tensione, malcontento, anche perché il narcisista riesce a rovinare questo giorno anno dopo anno. Poi, se si parla del partner, se hai un partner narcisista, ecco, diciamo che il malcontento, il disagio inizia anche un po' prima, perché il narcisista prepara prima il terreno, nel senso che inizia una discussione i giorni prima, la settimana prima del Natale. E magari tu vedi intorno a te le persone che sono serene, vedi le persone che gioiscono anche in questi giorni prima del Natale, vedi magari i colleghi sereni, le amiche entusiaste, non so, parlano dei regali, dei preparativi, e magari tu ti senti un po' tagliato fuori anche quest'anno. Ed ecco come anno dopo anno il Natale, il giorno di Natale per te arriva puntualmente con la stessa dinamica. È un po' come un'urticaria che viene annualmente, un po' come un'eruzione che sai già che arriva, sai già come si svolge, e ti chiedi: ma come mai che lui non riesce o lei non riesce a stare tranquilla, serena, in compagnia, a ridere e scherzare per un giorno così importante di festa? E ti chiedi perché, la deve sempre rovinare, quali sono i motivi? Ecco, i motivi li vediamo in questo video. Il primo motivo è che non sono al centro dell'attenzione. Come vi dicevo prima, il narcisista, quando vede che gli altri ridono, scherzano, stanno bene in compagnia, gioiscono dalla compagnia, ecco, vedere questo spinge il narcisista a comportarsi in un modo molto strano. E attenzione, lui non vuole o lei non vuole che gli altri si accorgano di questo peso che ha dentro. Non vogliono che gli altri si rendano conto della sua difficoltà, del suo, diciamo, difetto, delle sue fragilità, delle sue debolezze. Non vogliono far vedere agli altri, perciò mostrano dei comportamenti molto molto strani. Ecco, soprattutto il narcisista overt soffre molto durante le feste di Natale, perché ovvio c'è più gente, c'è più competizione, non è al centro della scena, e fa tanta fatica a stare nell'ombra il narcisista overt, o lei magari, perché sono abituati ad avere tutte le attenzioni su di lui, su di lei. E a questo punto è ok anche avere delle attenzioni negative per un suo comportamento inappropriato, per delle frasi che dice, oppure per il silenzio, no? Perciò va bene tutto, va bene essere piuttosto cool che troppo tradizionalisti. Lui o lei vogliono essere differenti, superiori alla massa, e questo si deve sentire, questo si deve capire.
anche durante la festa di Natale. Mai sono contenti, mai sono, come dire, rilassati, tranquilli, sono critici. Anche il giorno di Natale devono, insomma, mostrarsi malcontenti per qualcosa, fanno qualche osservazione, magari anche abbastanza pesante, anche davanti agli altri. Sono molto provocatori, per esempio il partner nei confronti, se il partner è narcisista nei confronti della partner. Sono molto provocano, no? Ma anche non solo con la partner, ma anche con il proprio figlio, con la propria figlia, davanti a tutti i parenti, a tutti gli amici. Ed ecco come il narcisista non sa legare in modo funzionale con chi gli sta intorno, nemmeno, soprattutto il giorno di Natale, tutti intorno al tavolo, tutti quelli che lo circondano durante la festa di Natale. Tutti devono stare molto attenti, sono molto premurosi, sono molto attenti a quello che dicono, a quello che fanno, a quello che non dicono, per non in qualche modo disturbare, il fragile ego del narcisista, i fragili equilibri. Che se il narcisista non è al centro dell'attenzione, si sentirà svalutato e poi arrabbiato. Se per caso, non so, c'è un gruppetto che magari parla troppo, no, tra di loro e ridono e scherzano e sono sereni, sono in armonia, ecco, il narcisista non sta bene. Le attenzioni devono essere su di lui o su di lei. Non va bene così. Il narcisista deve essere in centro al tavolo e tutte le attenzioni su di lui, se no si arrabbia, se no si sente svalutato, umiliato. E allora a quel punto tu, magari che sei il partner del narcisista, oppure tu che sei il figlio, la figlia, quando magari iniziano un po' le polemiche, quando inizia ad essere molto polemico, i disaccordi, il malcontenti, non gli importa nulla di chi è intorno a sé e ti fa piangere, oppure se sei il figlio o figlia, magari ti viene da nasconderti sotto il tavolo per la vergogna, perché dici: ma come? Ma non si può fermare, ma come? Non si può comportare meglio, perché deve rovinare anche questo giorno? Non tiene conto di nessuno, di niente. Un altro punto, il secondo, è che il narcisista o lei non vuole prendersi cura di nessuno durante il Natale, non vuole responsabilità, non vuole aiutare nessuno, odia essere carino, odia essere, come dire, premuroso e un po' vivono questi giorni prima del Natale come un'imposizione, come un'operazione militare, perché si sforza ad essere carino, si sforza a fare dei regali e lo fanno con disprezzo, con risentimento, è una forzatura. È più contento se nessuno gli chiede nulla per quanto riguarda i giorni prima del Natale. È molto più contento se nessuno gli chiede aiuto, se non deve fare niente, non deve aiutare nessuno assolutamente per i preparativi o altro. Non è che adesso tutto cambia perché arriva il Natale. E magari tu ti ricordi il primo Natale con il narcisista, che non era assolutamente così, vero? Ma all'inizio era carino, era disponibile, sembrava davvero che gioiva insieme a te durante i preparativi, ti dava una mano, era solo per dar via ai giochi. Un altro punto, il terzo, è la colpa. Un altro motivo è questo: il narcisista non riesce ad essere felice, nel senso che il Natale non lo rende felice. Questa festa dell'amore, dell'affetto, della famiglia, dell'amore incondizionato, non lo rende felice. Perciò, se non è felice, sicuramente è la colpa di qualcuno. Ed ecco perché arrivi magari a pensare che la colpa è tua, perché magari sei tu che non riesci a renderlo felice durante la festa di Natale, sei tu che non riesci a renderlo gioioso, sereno, nemmeno durante il Natale, sei tu che magari pensi chissà com'era abituato, chissà cosa, com'erano i Natali per lui o per lei, chissà perché adesso è così cupo, sarà colpa mia. E lui ti lascia credere questo. E io vorrei concludere qua perché vorrei dirti questo, che in questo bel periodo cerca di, anche se hai in famiglia un narcisista, che sia il partner o che sia uno dei genitori, cerca di abbracciarti in questo periodo, cerca di uscire anche in città, adesso ci sono già le luci accese, cerca di prenderti cura di te, cerca di amarti di più, cerca di, non so, prenderti una cioccolata calda oppure un tè.
coccolati, esci, magari vedi le amiche, vedi i tuoi amici, e non è colpa tua, non hai nessuna colpa, non hai nessuna colpa. Amati di più, addobba magari un angolo della tua casa, fatti un regalo. E io ti abbraccio tanto, tanto forte. E dal mio cuore verso il tuo, vi ringrazio davvero tantissimo, vi sarò sempre grata perché amo i vostri commenti, vedo come vi date una mano e vi aiutate reciprocamente. Mi fa tanto piacere vedere questo, mi fa tanto piacere vedere che c'è una community così grande, davvero vi sono sempre grata. Grazie, grazie davvero di cuore e ci vediamo alla prossima. Un bacio.